Buongiorno, è un bel po' che non faccio video anche perché la scorsa stagione non è stata tanto interessante dal punto di vista fotovoltaico. Questo è lo stato attuale del mio impianto. Al regolatore Voltronic con inverter ho aggiunto ben 9 regolatori di carica ISAN che ospiteranno ciascuno una stringa sia dei pannelli che ho montato sul terrazzo sia di quelli che verranno assemblati definitivamente sul terreno, una delle quali già arriva da questa canalina. I cavi sono tutti e due uguali, dovevo fare 5 stringhe sul terreno, non c'erano tutti questi colori da scegliere, comunque c'erano matasse da 100 metri, non potevo prendere 10 matasse, ammesso che ce ne fossero state, ciascuna di un colore diverso per fare 5 coppie, perché troppo mi sono costate, circa 75 euro l'una per 100 metri, iniziano ad essere una bella spesa. Quindi, morale della favola, dovrò distinguere in fase di collegamento, questo è prossimo a essere collegato, qual è il cavo negativo e qual è il positivo. Questa è la barra popolata, i cavi sono tutti quanti di di colori diversi perché dovevo aggiustarmi con quello che avevo disponibile, non erano dei segmenti di cavi piuttosto lunghi, avevo pezzi di cavi celesti e marroni che dovevo sistemare per evitare di avere avanzi che poi mi impedivano di completare la serie, quindi indipendentemente dal colore, quello che sta sopra è la barra negativa, quello che sta sotto è la barra positiva. Non mi interessa se è azzurro o marrone. Di questi due regolatori di carica, due sono, di questi 9 regolatori di carica, due sono già in funzione. Questo qua è il primo, l'ho collegato a una stringa che ho posizionato praticamente in verticale. Sono pannelli paralleli alla ringhiera del terrazzo. Sono 1600 watt nominali e stanno producendo adesso 250 watt circa. Mentre questa, che è collegata a tre pannelli in serie, nominale 1350 watt circa, questo sta già producendo di più perché questi sono a 30 gradi sul piano, mentre questi sono praticamente a 90 gradi quasi sul piano. Comunque li ho posizionati, c'era spazio sulla ringhiera e li ho appesi lì così come erano. C'è sempre tempo per aggiungerne altri di pannelli. Questo è il relay che si occupa di scaldare le batterie quando la temperatura scende sotto i 10 gradi. Adesso è a 23 e passa, quindi va bene così. Aggiungerò a breve una terza batteria a queste due. Anche la terza avrà un BMS JK e un suo bilanciatore attivo, l'altro qui manca perché non l'ho ancora montato. Ho comprato un altro bilanciatore attivo per la terza batteria, non so neanche se monterò quello, potrei farne a meno perché quando le bilancio in fase di carica iniziale, tutte quante in parallelo, c'è chi dice che è una perdita di tempo, io lo faccio lo stesso perché non mi cambia nulla. Una volta che le ho bilanciate in carica iniziale, l'estate successiva è il bilanciatore che per quanto a 0,6 A di corrente di bilanciamento comunque si occupa di tenerle tutte quante a pari quando le batterie sono completamente cariche. Ultimamente funziona piuttosto efficacemente perché il delta V è di 3 millivolt adesso e sono al 60% circa. Qui c'è un piccolo cantiere perché sto finendo di fare fori alle pareti per bloccare le canaline e qui devo aggiungere un'altra canalina che prosegue e fa un'altra curva in questo modo in maniera tale che sia guardabile l'installazione. Non credo che ci sia nient'altro di particolare da aggiungere. E buona giornata.